credo che più di un ragazzo sia entrato in campo, abbia provato a raggiungere i giocatori. Eh sì, altro che un ragazzo, c'è stata una vera e propria invasione di campo da parte di tanti giovanissimi. Vabbè, è andata così. Anche le forze dell'ordine, la polizia texana ora per cercare di rimettere a posto le cose. Entrano, vanno ad abbracciare, a baciare i propri beniamini. Ora anche una bandiera palestinese. Uno dopo l'altro si stanno alternando in mezzo al campo tanti ragazzi, chi con la maglia del Real Madrid, chi con quella della Roma, anche una giovane ragazza, un'altra ragazza va a prendere il 5, poi il 10, inseguita un altro bambino con la maglia del Real. Sta succedendo di tutto. Ovviamente la polizia va con la mano pesante su chi ha più di 13-14 anni. Non una grande idea per questo signore entrare in campo, non una grande idea per quell'altro ragazzo invece provare a scavalcare saltando i tabelloni. È caduto malamente a terra. I giocatori sono seduti, incredulo Saliu Chan. Non si è fermato il cronometro. Se la ridono Bale, Xabi Alonso, Sergio Ramos in panchina. Nessuno è riuscito ad avvicinarsi a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a dire il vero non è neanche seduto in panchina con i suoi compagni. Forse ha capito l'andazzo ed è rientrato anzitempo nello spogliatoio. Diego Lopez a colloquio con Drew Fisher, che credo forse abbia deciso di sospendere la partita, forse proprio di farla terminare con qualche minuto di anticipo. Si godono questo